assoluto significa che è, ossia che partecipa dell'essere. Ebbene, l'assoluto nega l'essere. La combinazione tra l'essere e il non essere è l'assoluto. Poiché la combinazione è il prodotto, essere moltiplicato non essere è uguale a 1. Quindi 1 è il quantitativo assoluto. Tra i tanti 1, l'uno assoluto è Dio. Quindi chi cosa è l'assoluto? L'assoluto è senza alcun dubbio il fondamento di tutte le cose. Detto che l'assoluto è Dio, quando tutto è unitario e trinitario in questo modo, 10 elevato a 0 uguale il prodotto degli opposti 10 e 10 elevato a meno 1, tutto si presenta in potenza e in atto. Ciò che è in atto è nel secondo membro, come la relazione tra il 10 e il 10 alla meno 1, che rappresentano l'essere e il non essere, l'1 e anche lo 0. Bene, Dio combina l'essere e il non essere in tutti i possibili modi. Quindi abbiamo che l'assoluto è un sistema integrale di tutte le possibilità espresse per file singole. Vediamo qui, solo in 4 tempi, che esistono 16 file diverse tra di loro e sono tutti i modi di combinare l'uno e lo zero nei vari modi possibili. Estendendo tutto ciò all'infinito, abbiamo un infinito di ordini che sembrano ognuno per conto suo, ma costituiscono un unico sistema integrale che corrisponde veramente, in termini tecnici, all'unità e alla onnipotenza di Dio. Quindi la verità telegrafica che risponde alla domanda chi cosa è l'assoluto è tutto il combinarsi possibile tra l'essere inteso come uno e il non essere inteso come zero, che forma un infinito sistema probabilistico che è ed esiste in tutto il suo insieme ed agisce nei nostri confronti esattamente come Dio, come un Dio onnipotente, perché tutti i possibili modi di combinarsi tra l'essere e il non essere sono tutti compresi in un modo assolutamente organico ed integrale. Una sola fila di ordini trova il suo equilibrio attraverso la fila di tutti quanti gli ordini residui, il cosiddetto prossimo come te stesso. L'assoluto opera nel mondo reale attraverso un ciclo dinamico composto tra 10 e il suo inverso 10 elevato a meno 1, ossia tra 10 decimi. La sintesi tra i 10 decimi è la potenza 10 elevato a 1 meno 1, ossia a 0. Quando è così, tutto è in potenza, mentre invece quando esiste in modo differenziato tra 10 e 10 alla meno 1, il modo concreto di operare è attraverso il ciclo reale di 10 decimi. È un ciclo che è stato seguito anche dai fisici illuministi francesi quando l'Accademia delle Scienze decise che tutte le unità della fisica dovevano essere inserite in un ciclo di 10 decimi.
in quel preciso momento c'è stata veramente una adesione della scienza a come vanno veramente le cose, perché veramente 10 è un valore assoluto che non dipende dalle scelte dell'uomo. Infatti, dando 3 dimensioni allo spazio, come la differenza rispetto al tempo, che è una semplice dimensione lineare, lo spazio si ammassa e si espande. Quando si ammassa al massimo, si ammassa in modo unitario. Per ottenere l'ammassamento unitario da 3, bisogna fare 3 diviso 3. Allora, l'espansione esattamente inversa a questo ammassamento unitario non è data da 3 fratto 3, ma da 3 per 3 e vale 9. Di conseguenza abbiamo che solo 10 è il sistema che mette in sequenza, come accade in un'onda che presenta prima l'alto e poi il suo inverso, mette in sequenza i due inversi come 1 e 9, e la somma 10 è il ciclo unitario del sistema della massa di unificazione e della espansione, solo il numero 10. Quindi il numero 10 non è stato per fortuna tirato dall'uomo perché ha 10 dita, ma perché è veramente il ciclo ammassato espanso, ammassato come 3 diviso 3, espanso come l'opposto 3 per 3. Posto che l'assoluto essere è dato dal 10, anche il nostro io è un 10. E si vede anche nella forma, perché io è quasi uguale a numero 10. Noi infatti ci regoliamo in ogni cosa attraverso 10 dati concepiti come l'unità. E grazie a 10 dati tiriamo fuori ogni cosa, dando concetti a tutti i possibili algoritmi individuabili nel numero 10 quando si scinde in 2 e uno si mette in relazione dell'altro come una frazione oppure come il suo inverso. Allora, da tutti i modi possibili, come 1 a 9, 2 a 8, 3 a 7, eccetera, eccetera, noi ricaviamo l'immagine di tutte le unità della fisica, quelle che oggi la fisica crede come costanti universali, quali il tempo, lo spazio, la massa, eccetera, che invece sono solamente algoritmi del 10 che siamo noi. E noi, grazie al nostro quantitativo unitario, ricaviamo ogni modo per dare una forma concettuale al mondo in cui noi siamo. Il nostro io, messo in relazione con l'io assoluto, ossia con Dio, è nella stessa sostanza, è il Dio assoluto, ossia l'io assoluto, che si è calato nell'io singolo, in ogni io singolo, assumendo la croce del suo personaggio. Di conseguenza abbiamo due mondi, uno assolutamente onnipotente, che è il sistema onnipotente di tutte le possibilità, e un altro sistema di io, tutti determinati, in tutti i modi possibili, uguali e distinti nell'infinita dimensione del sistema, che essendo nella stessa sostanza di Dio possono
visualizzare il sistema in modo da capirlo in termini oggettivi e ricondurre tutte le astrazioni dello spirito, come gioia, dolore, eccetera, a successi riferibili a modelli reali. In tale modo noi siamo l'occasione per Dio, ente assoluto, di avere una possibile vita nel relativo. Il Dio assoluto si carica in ogni relativo, assumendo la croce del suo relativo, per avere una vita determinata e non indeterminata. Quindi noi siamo il modo per Dio di consentirgli una sua infinita vittoria che accadrà in ciascuno di noi, ma non per sovrapposizione a noi di un modello, ma dando veramente a ciascuno di noi il libero arbitrio di definire il suo io, ossia il suo mondo di valori che farà come il suo reale Dio. Non ora, perché ora la vita è determinata, ma quando, superato questo momento, noi potremo veramente scegliere tra l'infinita possibilità offerta da tutto il sistema, con quale volta per volta immedesimarci, farci uno, per poter gioire realmente delle gioie reali esistenti in tutte le vite, a condizione che oggi ci abituiamo a non discriminarne alcuna, perché se noi discriminiamo una vita, la escludiamo dal nostro futuro possibile paradiso. Veniamo dunque da un essere assoluto che si è incarnato in un essere reale e determinato con uno scopo ben preciso di ottenere una vittoria assoluta attraverso ogni singola possibilità formalizzata in termini di vite umane. Infatti, ciascuno di noi proviene come da un padre che si è messo in croce nel singolo figlio specifico per delegare al figlio la vittoria del caso personale assegnato al figlio. Dio Padre l'ha assegnato al figlio come a se stesso. Sono una cosa sola. E il libero arbitrio concesso al figlio è il libero arbitrio che il padre ha concesso a se stesso, perché padre e figlio sono una sola cosa. L'unica, la sola differenza che esiste tra noi e Dio è che Dio Padre è il 10 e noi siamo un valore 10 alla meno 1. Ciascuno di noi è un valore 10 alla meno 1. È una cosa fondamentale, ma siamo nella stessa natura di questo ente 1 e 10 che, anziché in linea discendente, tale che un padre genera un figlio, noi siamo assolutamente dipendenti dal padre, perché dal padre, cioè dal figlio, risaliamo al padre, essendo noi meno uno in linea generazionale. La differenza caratteristica di quel nostro meno uno è che noi siamo relativi al più uno, e questo più uno è proprio tutto il moto centripeto che praticamente annulla la realtà fino a ricacciarla nell'unità iniziale. Noi, essendo nel segno meno, abbiamo l'espansione da quell'uno verso l'esterno e di conseguenza abbiamo la possibile immagine di una possibile libertà, che però non esiste, perché all'origine c'è la forza gravitazionale e noi, che vediamo
una sorta di Big Bang, cioè di espansione di ogni cosa, crediamo di esserci vittoriosamente opposti alla forza gravitazionale, ma come per il Big Bang non è proprio così. Il nostro modo di vedere l'opposto dell'ammassamento è proprio conforme al nostro generale modo di vedere in modo uguale e distinto, perché noi siamo 10 alla meno 1, mentre il padre è 10 alla più 1. Infine c'è un'ultima cosa da dire a proposito di da dove veniamo. Noi veniamo da un calcolo. Il valore assoluto è 10, ma noi lo rendiamo un 10 infinito nella sua unità, attraverso una operazione tecnica di dividere il 10 per la forma 9 a 1, quella unitaria, interna ad un 10 assoluto, che non ha riferimenti a un 1, mentre invece 9 a 1 ce l'ha ed è interno al 10 assoluto. Ebbene, quando noi vediamo il 10 nel modo unitario del 9, il 10 diviso 9 diventa 1,11111 e noi vediamo il decimo, vedete, quel 10 alla meno 1, eterno, all'infinito, e il tempo che si sussegue al tempo sono i vari istanti della nostra vita come se fosse un film. Noi, passando da un decimo all'altro, nell'eterno decimo successivo, abbiamo l'immagine di esistere in un frattale, perché i frattali sono proprio organizzati in questo modo: aggiungono ogni volta un decimo alla dimensione successiva. Questa esperienza porta a vedere l'avvicinamento a un mondo come se questo mondo venisse sempre in avanti verso il soggetto che lo vede. Noi veniamo anche da un inganno sostanziale, da un maligno che è intervenuto, un modo di vedere maligno, che quando è in atto un'azione ci mostra la reazione, ossia l'azione proprio uguale e contraria. Per cui quando è in atto che tutto si accentra e sta rientrando nell'unità, che tutta la realtà dello spazio si annichilisce come sgonfiandosi e rientrandosi nell'essere in potenza, noi vediamo nel modo opposto, che ci mostra la nostra avventura quasi in ribellione alla coercizione di un Dio che ci comandi. Bene, la verità è che noi stiamo per conquistare la verità. Vedendo ora la vita relativa di questo mondo, relativa a quello uguale contrario che sta accentrandosi verso Dio e sta annichilendo la realtà, noi crediamo di essere noi i creatori, i fattori di questa realtà. Crediamo ingenuamente nel divenire delle cose, proprio sotto l'effetto cinematico di un vedere un movimento, quando due fotogrammi appena diversi tra loro sono visti in sequenza. In verità tutto esiste simultaneamente, ma quando si passa da un frammento a quello successivo e sono quasi uguali, appare proprio come se tutto divenisse. E non è vero. Se non esiste il divenire, non esiste nemmeno la creazione, perché la creazione è un fatto che accade in un divenire. Ma noi vediamo la nostra creazione, la nostra capacità di intervenire a modificare le cose, e ci stiamo ingannando profondamente proprio da questo maligno che, mentre abbiamo avuto una vita determinata per liberarla,
ci dice liberatevi fin da ora, e così facendo ci inganna. Ecco, noi stiamo andando a recuperare la verità che ci salva, ossia alla fine della vita, dopo di aver visto tutto il verso dell'ipotetico apparire della nostra capacità fattiva, vedremo con grande sorpresa un ritorno nel passato e vedremo a poco annullarsi tutte le cose che noi avremo creduto di aver fatto per sempre. Le vedremo evolvere sempre più nelle situazioni precedenti al loro avvenire, fino a quando, ritornati a nascere nel punto in cui siamo nati, ci sembrerà la verità, ossia che tutta la nostra avventura esistenziale in cui abbiamo creduto di fare è stata contraddetta, perché dopo abbiamo visto che tutto si è disfatto. Di conseguenza noi andiamo a capire che siamo in un disegno che, se è visto in un verso, ti mostra il divenire fattivo, se è visto nel verso opposto ti mostra il ritorno a un passato che ci sconvolgerà, perché adesso è facile, noi giriamo un bicchiere così e vediamo l'acqua cadere, dopo vedremo l'acqua rientrare nel bicchiere, cioè dovremo veramente farci idee di essere in un disegno e che stiamo veramente bene. La fase successiva della vita è quel purgatorio che, mostrandoci esattamente il contrario di quello che forse oggi ci ha illuso e ci ha fatto godere per questo tipo di divenire, quando vedremo il disfacimento di quello che avremo visto, questo sarà il purgatorio di quei nostri peccati e usciremo dalla vita così puri come quando vi siamo entrati. Di conseguenza, quando rientreremo e saremo uno negli antenati, avremo recuperato veramente la pulizia totale di noi stessi, però saremo un io che avrà definito un suo sistema di valori, ossia un suo Dio, che poi opererà. Quindi stiamo andando a essere i reali fattori di una successiva esistenza che sarà solo quella in cui noi andremo a farla esistere. Anche adesso sostanzialmente è così. Se io vado in Brasile, vedo il mondo lì, del Brasile. Io so che esiste anche il resto, ma come oggi, se vado in Brasile, do spazio al Brasile in relazione alla mia vita, così sarà un domani anche in Paradiso, perché a seconda delle scelte che io farò di immedesimarmi con un personaggio o con un altro, io farò esistere per sempre e per me, assieme agli altri, in comunione con loro, il paradiso dell'esistenza come la compilation fatta da me. Quindi stiamo andando, ciascuno di noi, verso una cosa gloriosa, proprio verso quel "ci sarà aperto", bussa. Ecco, noi per poter bussare dobbiamo prima sapere cosa ci piace per bussare. Questa vita qui serve per stabilire il nostro mondo dei valori, ossia come bussare. Ma non lo faremo solo in questa vita, lo faremo quando avremo capito il vero, cioè che fare e disfare è tutto un lavorare. E quindi noi siamo stati semplicemente osservatori. Quando avremo capito finalmente la verità e saremo usciti dalle grinfie di questo maligno, la verità ci farà liberi davvero. Siamo già risorti da morte, nel verso seguito dal magnetismo e dall'antimateria, che viaggiano al contrario nel tempo e quindi dalla morte si sono spostati fino a questo punto di presente, perché noi da questo punto di presente vediamo il ritorno alla morte nelle forme opposte del moto dell'elettricità cerebrale e del moto della materia. Poiché vediamo
perché questa vita spesso è un inferno, proprio da questa vista che è secondo la dinamica uguale e contraria a quella del nostro spirito, possiamo credere che avremo nell'altra vita il nostro personale paradiso e che sarà personalizzato, ossia sarà condizionato non a quel condizionamento che il mio spirito ha avuto oggi per osservare solo l'unicità del mio personaggio, ma avrà dopo la libertà di poter essere per immedesimazione anche ogni altro personaggio, ossia quel prossimo come noi stessi, che però ora bisogna abituarci ad amare e a non escludere assolutamente, anche quando sembra essere un nemico che voglia ucciderci. Perché se noi escludiamo personaggi della vita dalla degustazione della vita, noi avremo un paradiso personalizzato che avrà escluso questi personaggi. Mettetevi nei panni di chi oggi concepisce dei nemici in chi ha dei beni di cui si è appropriato e vorrebbe portarglieli via. Se si carica di avversione per questi personaggi perché gli hanno tolto qualcosa, quando potrebbero avere interamente la vita di quel personaggio da godere come la propria, non vorranno averla proprio per questa avversione voluta fissare per questo personaggio giudicato avversario, giudicato nemico, concorrente, ma non nel verso giusto di chi concorre per un unico fine, no, l'avversario che ti vuole invece escludere. Ecco, noi avremo un paradiso personalizzato nel quale finalmente potremo essere chi vorremmo essere, e per poter essere tutti bisogna abituarci qui ad amare tutti, a non escludere nessuno, perché chi oggi escluderemo lo escluderemo dalla nostra possibilità di gioire anche del bene che Dio ha messo in quel personaggio. Avendo chiarito che noi ci inganniamo nel nostro apparente credere che possa esistere il fare relativo, saremo costretti, dopo questa dinamica apparentemente fattiva vista così fino alla morte, a vedere un'apparente dinamica disfattiva che sarà il purgatorio. Perché se alcune dinamiche fattive viste oggi ci hanno portato a gioire di cose di cui non c'era molto da gioire, ma per colpa di un difetto di attribuzione tra il preferire il bene mio a quello altrui, e io avrò dato la preferenza al mio, togliendo ad altrui, quando, vedendo il replay della vita, io vedrò che tutto quello che in apparenza ho tolto, che prima mi aveva fatto in un certo senso ingiustamente infelice, ritorna a essere nuovamente degli altri, e io perdo quello che avevo acquistato con gioia, e proverò la sofferenza per questa perdita, e questo sarà il purgatorio. Chiaramente io non avrò tutta la vita come un purgatorio, perché tutte le cose che ho già capito
ora, io le ho capite in sostanza per essere stato in un punto equidistante tra gli opposti, come se pettinandomi io una parte di capigliatura fossi già riuscito a drizzarla. Poi incontro il nodo, se tiro ancora il nodo si stringe, avrò la necessità di pettinarmi nel senso inverso a quello con cui si è fatto il nodo. Quindi nel ritorno della vita noi passeremo istantaneamente solo di nodo in nodo, ma c'è la necessità di rivedere in senso inverso il nostro apparente divenire che ci ha provato gioia, per avere proprio quella giusta purga che ci faccia comprendere l'errore che avevamo fatto prima. Se avevamo gioito perché avevamo acquistato, ora proveremo l'inverso dispiacere per avere perso, e ci accorgeremo che il bene mio e il bene altrui in un certo senso hanno lo stesso diritto di esistere. Ecco, il purgatorio reale della vita sarà proprio l'esperienza della dinamica inversa a questa che crediamo di tipo fattivo. Sarà a molti, perché non saranno molti quelli che usciranno dalla vita con tutta la capigliatura, diciamo così, raddrizzata. Sarà un bene che si sciolgono i nodi che sono rimasti nel corso della vita, perché altrimenti ne usciremmo dalla vita non avendo ben digerito il giusto rapporto che bisogna avere in relazione al bene proprio messo in relazione al bene altrui. Il campo di cui parla Gesù, in cui nottetempo un maligno semina la zizzania, è il personaggio. Nel personaggio sono state inserite da Dio, da maligno, opere che apparentemente creano la difficoltà per il bene di affermarsi. Ebbene, Gesù fu chiaro: alla fine della vita ci sarebbe stato pianto e stridore di denti, ma non certo per le anime. Le anime sono il buon grano, le anime sono anima di Dio calato nel reale, e l'anima di Dio è talmente immarcescibile che non può mai contaminarsi veramente con il male e con il peccato. Di conseguenza, chi andrà veramente infornato sarà la zizzania, quella immessa nel personaggio. Saranno i personaggi, semmai, essere definiti poi alla fine come cattivi, degni di essere eliminati. E saranno realmente eliminati, perché la vita eterna è come un insieme di libri, una biblioteca in cui ci sono libri che sono letti e ci sono altri che alla fine sono stati bocciati e che nessuno leggerà più. Di conseguenza, noi nel nostro futuro, nel nostro paradiso, se non ci occuperemo di personaggi che avremo giudicato cattivi, in sostanza li manderemo all'inferno, perché gli negheremmo possibilità di esistere e di vivere, quando l'esistenza dipenderà dalle scelte volontarie che noi faremo di immedesimarci con questo anziché con quello. Questo nostro mondo sembra il campo in cui tutto è possibile, se vi sono forze volte ad ottenerlo. Forze che possono essere reali oppure anche spirituali, come motori per l'azione umana, il bene, il male, la vendetta. Sono forze, anche se sono forze che appartengono allo spirito. Ebbene, l'uomo non ha alcun dubbio che ciò esista. Non ha alcun dubbio che esista, e allora non si rende conto veramente che se si vede questo verso in relazione a quell'altro che accentra ogni cosa verso un punto, fa dissolvere lo spazio, fa rientrare tutta la realtà
nel suo puro essere in potenza, come la necessaria premessa relativa, che noi poi vediamo nel modo opposto, e considerano vero solo quello che vedono, sapendolo relativo, e c'è qualcosa che non va, perché negano proprio l'esistenza di qualcosa che sia assolutamente trascendente quello che noi vediamo, laddove tra trascendente e divino la differenza è molto breve, perché quello che di trascendente c'è è poi un fenomeno che annichilisce la realtà, la fa rientrare tutta in un punto in cui tutto esiste in potenza e che ha la forza onnipotente di un Dio, ma non gli credono. E credono solo che esista questo aspetto relativo, ripeto, a quello, negando quello. C'è qualcosa a questo punto che veramente non va in questi pseudoscienziati, perché sono scienziati che hanno una capacità di contraddizione intima che è spaventosa. Da una parte c'è il principio di azione e relazione, dall'altra parte dicono che no, vediamo questo ed è vero solo questo, questa dinamica è solo quella vera, e sanno benissimo che è la dinamica dell'elettricità, sapendo benissimo che la dinamica del magnetismo è proprio uguale e contraria. Ah, ma dicono, ma noi la vediamo uguale e contraria solo nello spazio. E perché, diciamo, questo aspetto dello spazio di una nostra visione frontale dovrebbe essere diverso da quello spazio visto in profondità nel tempo, uno dopo l'altro? Forse che noi, osservando il sole, non riceviamo un'onda sola dopo l'altra, mentre invece se ci mettessimo a vedere lateralmente questa onda la vedremmo tutta quanta. Ecco, questi scienziati vedono le cose e non sono capaci di, ma in effetti non possiamo colpevolizzarli, anche loro rientrano in un disegno di Dio che vuole sbugiardare tutti questi pseudo uomini di scienza. C'è certezza che noi stiamo vedendo in modo relativo, ossia in modo uguale e contrario alla vera azione. Allora, se è uguale e contrario e noi vediamo una vita che qui è mortale e definita, quello che è contrario a questa vita definita è una vita infinita, indefinita. Quindi noi possiamo essere sicuri che la vita vera a cui questa è relativa è infinita, perché noi qui la vediamo definita. Possiamo vederla assoluta, perché qui la vediamo relativa. Ma badate bene, Dio Padre si è messo nella croce del relativo. Significa che l'assoluto si è condizionato al relativo, ad ogni relativo, alla molteplicità di tutti i possibili relativi. Quindi c'è un'infinita possibilità di figli, che sono un infinito, e quello che è dall'altra parte, c'è una vita tutta unita in Dio Padre, è là dove noi figli tutti andremo, in una comunione. Perché? Perché in questo lato dell'esistenza non esiste per nulla una comunione, ma esiste proprio una infinita divisione in tanti io relativi. Quindi, se vediamo la presenza qui di tanti esseri relativi, stiamo vedendo la verità opposta
all'unica presenza di un solo io assoluto. Quindi possiamo essere sicuri della vita eterna perché saremo un tutt'uno, ed essendo un tutt'uno, il tutt'uno, l'insieme di tutta la vita, volendola vedere a nostro modo, essendo essa infinita, noi non finiremo mai di vederla. Ora, poiché l'assoluto si condiziona al relativo per una vittoria reale, la nostra vittoria reale di ciascuno di noi sarà infinita e possiamo contarci e avremo una vita infinita. Certo, quella che sarà conforme al nostro bussare, quella che finalmente, mettendo in atto la nostra libertà, potremo scegliere, scegliendo chi essere oltre noi stessi. Perché se noi fossimo solo noi stessi, saremmo condannati alla nostra miseria. Se tutta la vita è N e noi siamo un ennesimo, saremmo stati veramente maltrattati da Dio con questo ennesimo, anche se ci è dato tutto. Invece siamo parte di N ennesimi, e quello che manca oggi al nostro lo avremo dall'altro lato, attraverso la comunione dell'unità di N ennesimi. Sempre per il semplice fatto che noi stiamo vedendo quello che è esattamente uguale e contrario, poiché noi vediamo qui esserci la morte non c'è. Noi nasciamo dalla morte. Il nostro verso vero comincia con la morte e va verso l'inizio della vita, ma noi lo vediamo nel modo uguale e contrario, a livello addirittura di umanità, cominciare con Adamo e andare fino alla fine del tempo. La fine del tempo poi appare esserci in relazione a ciascuno di noi, e ciascuno di noi è con la sua morte in quel punto esatto baricentrale che sta a metà, ed è un puro punto di svolta tra tutto il cammino dalle origini fino alla fine del nostro io, a quel ritorno da quella fine verso il principio, che è la vera azione in base alla quale questa vita relativa è in relazione. Quindi, se noi vediamo esserci la morte non c'è. È un puro punto di partenza per il nostro spirito, che sta ritornando a Dio, ossia all'essere in potenza, e ci ritorna forte del suo io, ossia del suo mondo dei valori che ha fissato in questa vita come il suo Dio, quello che da quel momento in poi gli consente di navigare in eterno, spaziando tra tutte le vite, tutte godute come propria. Perché rientrati in Dio saremo il Dio del nostro bussare. Che noi non faremo esperienza di morte, la prova l'abbiamo già ora. Già ora, in questo punto di presente, collocato nel mezzo tra ciò che esiste in potenza e ciò che esiste già tutto in atto, per essere in questo punto intermedio, noi siamo dovuti ritornare magneticamente e antimaterialmente, ossia spiritualmente, indietro nel tempo, dal momento in cui tutto è fatto, fino a questo punto del presente in cui non sembra che tutto sia fatto. E andremo a vederlo. Di conseguenza, noi quel punto della morte, di svolta del nostro io, lo abbiamo già superato. Già ora siamo in una fase di resurrezione, che vediamo nel modo uguale e contrario dell'opposto che ci riporta a morire. Di conseguenza, la morte non è un punto terminale.
Visto che noi vediamo quanto è uguale e contrario, in questo modo relativo all'azione vera su cui relativamente ci poggiamo, è che ci riconduce già ora al centro magnetico di tutte le cose, ossia a quell'essere in potenza di ogni cosa che è l'immagine di Dio, visto che questo è quanto ci sta accadendo, noi siamo in un fenomeno in cui la nostra vita definita si sta spalancando in una vita interpersonale e illimitata, infinita, come sono infiniti tutti gli ordini che possono portare a ciascuno di noi in una fase di tempi di raddoppio che è infinita. Di conseguenza, noi abbiamo un infinito universo, veramente infinito, e già questo sembrerebbe una cosa irreale, ma certo che è immaginario. Noi vediamo reale quello che è immaginario, noi vediamo fatto quello che si disfa, noi vediamo limitato quello che è illimitato, per cui di fronte alla nostra vita singola limitata, dall'altra parte c'è una vita assolutamente senza alcun limite che vivremo tutti per interposta persona, immedesimati nel prossimo nostro come noi stessi, nel quale troveremo il nostro paradiso, ossia nel quale liberamente potremo immedesimarci, trovando quella gioia che avremmo voluto avere ora per noi, ma che per nostra fortuna non ci è stata data in questa vita a termine, perché la pena è durata poco, per fortuna ha avuto un termine, mentre invece il premio che è opposto alla pena sarà infinito. E quindi questo tipo di organizzazione divino è veramente così divino, così superiore a ogni aspettativa, che per rendercene conto dovremo solamente vederlo. Ma ora possiamo capirlo usando l'intelligenza e arriviamo proprio alle conclusioni che già ci furono indicate da Gesù Cristo. La vita eterna è certa perché noi stiamo vedendo che essa è esclusa. Ma bisogna tenere presente che noi stiamo vedendo l'azione uguale e contraria che è relativa all'azione vera. Di conseguenza, l'azione vera è quella che dinamicamente appare uguale e contraria. Cerco di farmi capire. Se tra due osservatori c'è la stessa ruota che gira e che se si poggiasse per terra con quella rotazione andrebbe da una parte sola con quella rotazione, mentre invece andrebbe dall'altra parte se fosse appesa. Noi siamo nella condizione in cui, vedendo un orologio messo in mezzo a noi, mentre io ne vedo il moto orario delle lancette, e praticamente dico vedo il tempo così come viaggia, chi è di fronte a me vede il moto antiorario e quindi nelle modalità di un tempo che va a ritroso. Però la ruota, se poggia per terra, non è che vada da due parti, va da una parte sola, perché c'è una parte che è quella che è in azione e c'è quell'altra che è relativa all'azione
a quella che è in azione e che si vede in modo uguale e contrario nella reazione. Noi stiamo vedendo la reazione, ossia nel modo uguale e contrario alla vera azione. Di conseguenza, se c'è da capire che un verso è un vero avanti o un vero indietro, ossia che questa ruota poggiata idealmente tra noi sta andando da una parte o dall'altra e può andare solo da una parte se è nelle stesse condizioni, ossia se si appoggia, ebbene, sta andando verso il passato, non verso il futuro. Quindi, se il vero verso è quello della massa che si ammassa in un unico punto, massa magnetica per magnetismo, dell'antimateria che viaggia, anche l'antimateria all'opposto della materia, e di conseguenza si ammassa anch'essa. Se questa è la verità del moto centripeto costretto dalla gravitazione universale, ma noi vediamo la fuga delle galassie, stiamo vedendo nel modo esattamente uguale e contrario al vero. Di conseguenza, se noi vediamo una vita mortale, possiamo avere la certezza di una vita eterna. Proprio una certezza che deriva dal fatto che vediamo nel modo uguale e contrario. Poiché è provato che in questo verso della vita si vede correre la corrente elettrica e spostarsi le masse materiali, che sono inverse nel verso alle masse antimateriali e alla componente magnetica, questo mio movimento da questo punto di presente alla morte, visto nel modo elettrico e materiale, è la prova di essere la percezione relativa alla dinamica in atto nel senso inverso, magnetico e antimateriale, che dalla pienezza della mia vita nel momento della morte ha riportato indietro fino al mio punto di presente l'aspetto del mio alter ego magnetico e antimateriale, visto però ora nel verso opposto, elettrico e materiale, ritornare alla morte. Quindi è questo stesso mio moto attuale verso la morte la prova di essere già resuscitato nel verso opposto dalla morte, ritornando fino a questo punto attuale di presente. Quando finalmente venite a scoprire che il divenire appare, ma non esiste, perché esistono tutti i passaggi tra l'essere in assoluto, tutto in assoluto, e l'essere tutto in potenza, e quindi non è vero che l'essere in assoluto diventi tutto in potenza, perché seguita ad esistere, e possiamo avere la certezza perché Gesù disse che Dio era uno e trino, ossia che esisteva sia la verità sintetica data da 10 elevato a 0 uguale a 1, sia quella analitica di Padre interattivo con lo Spirito Santo, ossia 10 elevato a 1 per 10 elevato a meno 1. Esistono tutti e tre, e non uno solo, perché Dio è uno nella verità dell'equazione 1 uguale 10 decimi. Però l'equazione è condizionata dalla visione sintetica
e analitica, che esistono tutte, ossia esistono tutti i passaggi da una condizione all'altra e non esiste il divenire. Quindi, quando finalmente questa verità è conosciuta, sapete benissimo che una condizione è eterna, non può mutare. Una monaca che è lì che prega non può a un certo punto essere violentata da chi entra nel monastero e la violenta. Certo, questo è un apparire cinematico grazie a tutte le possibilità create dal Dio Onnipotente, che ha la possibilità di creare tutto il possibile. Ma lo crea, ma non lo crea nel suo divenire. Siamo noi che lo vediamo nel divenire, sbagliando. Quindi quando finalmente comprenderemo che siamo in un disegno, questa verità ci libera. Anche se osserviamo la dinamica del disegno, quella fattiva da una parte, che è contraddetta dalla dinamica disfattiva nel verso opposto. Non esiste divenire se ce ne sono due uguali e contrari, uno che ti mostra il farsi e l'altro che ti mostra il disfarsi. Anzi, quando è sulla base del disfarsi che noi assistiamo al possibile farsi. Quindi questa è veramente la verità che toglie di mezzo ogni peccato, perché compiere il peccato significa potere mutare la propria condizione, potere farla evolvere. Noi non abbiamo questa possibilità. Niente può cessare di essere quello che è per divenire qualcos'altro. Ma esiste tutto un disegno secondo il quale anche un libro è quello che è. Sono tutti segni di caratteri che non possono essere che quello che sono. Eppure quando noi li vediamo in sequenza e li comprendiamo in forma concettuale, ecco che diventano una bella avventura dello spirito. Questa è la realtà. Stiamo vivendo una bella avventura dello spirito, nel quale il sistema assoluto possibilistico si è scisso in tutte le sue infinite possibilità per vincere a partire da ogni singola possibilità, e in ogni possibilità vincerà a modo suo. Di conseguenza non schiaccerà come il sistema ogni possibilità, anzi la esalterà, perché ne farà l'occasione di una sublimazione del limite esistente in quella singola possibilità. Quando questo finalmente è capito, che il farsi non esiste, che Dio non è costretto ad accettare il farsi dell'uomo, per cui poi alla fine o lo premia o lo castiga, ma non può annullare quello che l'uomo ha fatto, quando si capisce che il farsi proprio non esiste, allora finalmente si capisce che questa verità è la verità che salva l'uomo, ma lo salva attraverso tutto il disegno fatto da Dio, che è un'occasione per concedere allo spirito una infinita azione di vittoria, ottenuta a partire da ogni singola posizione. Più bello di così il mondo non poteva essere. La verità ci insegna che il divenire dunque non esiste. Però, anche ammesso che esso esista, non esiste quello fattivo, esiste quello disfattivo, ossia che fa rientrare tutto ciò che è in atto in tutto ciò che è in potenza, ossia in Dio. È la onnipotenza di Dio, vero punto di attrazione, che è così forte da riportare in se stesso, in questo suo punto, senza alcuna dimensione, tutto il creato, tutto l'universo. Ebbene, è solo in questa ottica
quella vera, ammesso l'esistenza del divenire, che noi possiamo accettare di accorgerci di avere la visione uguale e contraria a questo divenire, tanto che ci sembra di evolvere verso il futuro, mentre in effetti fino alla morte non stiamo facendo altro che ritornare indietro come un gambero. Di conseguenza, se noi abbiamo l'idea di fare, ci accorgiamo che in effetti non facciamo nulla, ma possiamo fare una roba se prima l'abbiamo disfatta, siamo tornati indietro a prima che fosse fatta per poterla poi fare. Accorti di una roba del genere, veramente ci riconosciamo incapaci di compiere il male e siamo veramente liberati in questa apparenza fattiva in cui una visione maligna della vita ci ha condotto, così come è scritto nella Bibbia, in cui il maligno disse ad Adamo ed Eva che se volevano acquistare l'onnipotenza di Dio dovevano mangiare la mela, ossia dovevano accettare la concretezza di una cosa a cui non puoi rinunciare, perché se Dio ti chiedesse la rinuncia a una cosa non ti vorrebbe bene, e invece Dio ti fa rinunciare a tutto. Dio ci sveste di tutto il mondo reale per donarci quello ideale, ci toglie una mela concreta per darcene una ideale e infinitamente riproducibile, condivisibile. Io posso condividere la fotocopia di una mela, producendo un'infinità di fotocopie, ma una mela concreta no, perché si consuma. Il mondo è organizzato proprio così. Quello che è reale, materiale, eccetera, si consuma. Quello che invece è ideale, evolve nell'altro verso, è infinito, immortale ed è sempre a disposizione. Ecco, la verità ci libera, perché anche se seguiteremo a vederci in questa dinamica che ci porta infine perfino a morire, sappiamo che è vero tutto il contrario, che se ci sembra di andare verso un male è proprio in quel momento che il sistema ci sta facendo arretrare da quel male, al momento prima. Ma noi, giunti a quel momento, vediamo che non lo facciamo. Insomma, se il sistema non potesse annullare quello che l'uomo sembra avere fatto, Dio non sarebbe onnipotente, dovrebbe accettare quello che l'uomo ha fatto senza avere la possibilità di annullarlo. E invece Dio ha la possibilità e la capacità di annullare tutto il disegno posto in atto. Lo riporta tutto nel suo puro essere in potenza, ma ce lo fa vedere in un modo maligno, tanto da poter fare esperienza ciascuno di noi della nostra libera volontà, del nostro libero arbitrio di decidere qual è il bene per noi. E noi poi lo avremo, poiché in paradiso ognuno di noi, per poter gustare il paradiso, dovrà aver acquisito prima il suo gusto personale. E questa vita è proprio questo che sta facendo. Ci dona il gusto personale, anche se ci mostra una vita piena di mali. Ci sta liberando da questo, perché la conquista poi è l'interesse. Ma è un interesse di cui Dio è geloso, perché Dio è ciascuno di noi. È attraverso la nostra vittoria di figli, di tutti i figli, che Dio Padre ha la sua infinita vittoria unitaria, perché esiste l'unità del sistema di tutte le possibilità in cui noi figli siamo tutte le possibilità. L'onnipotenza di Dio è l'essere espresso in potenza.
è lo spirito. Ebbene, Dio, quando ciò che è tutto in potenza si può presentare anche nella forma in cui è tutto in atto, e diventa in atto come il padre e il figlio a livello di rappresentazione personale data a Dio secondo l'immagine personale dell'uomo, quando così è e noi vediamo che c'è il male nel mondo, ci sembra impossibile che l'abbia voluto Dio. La religione, nel tentativo di salvare Dio da ciò, dice che il peccato è opera dell'uomo. Ma in effetti l'uomo è assolutamente impotente. L'uomo non può compiere nulla perché è un personaggio interamente disegnato dal creatore dell'opera in cui l'uomo è. E come accade per i personaggi dei Promessi Sposi, Rento, Lucia, eccetera, che esistono come ha voluto il Manzoni, così è la nostra vita. I nostri personaggi hanno avuto disegnato tutto il loro apparente essere relativo, tutta la trama dell'esistenza. E in questa trama, però, perché il disegno fosse più accattivante, c'è il bene e c'è il male. Ma non sono veramente fatti. Perché se fossero veramente fatti, si potrebbe accusare Dio di avere fatto il male. Anche nell'ipotesi evolutiva di un farsi, Dio è innocente. Perché in verità l'azione primaria è il disfarsi. È il rientro di tutto il disegno nell'unità ideale di Dio in tutta la sua potenza dell'essere in potenza, e grazie a questa visione originaria, di tipo diveniristico però devolutivo, noi vediamo in modo uguale e contrario un mondo evolutivo in cui appare compiuto il male. Ma appare compiuto il male perché l'uomo si dissocia dalla visione di Dio che toglie di mezzo il reale per dare l'ideale. No, no, all'uomo interessa invece il reale più dell'ideale. Usa l'ideale per raggiungere il reale. Usa tutti i suoi valori per conquistare posizioni nella vita. E l'uomo, facendo così, insegue falsi valori. Perché il valore di questa vita non è un valore da acquisire, esso è già descritto ed è immutabile. Il vero valore accade dopo questa vita, perché questa vita serve a ciascuno di noi ad acquisire liberamente, attraverso il libero arbitrio di ciascuno, il suo gusto personale, e dopo finalmente tutti gli uomini entreranno nella comunione divina di tutta la vita. E sarà allora che nella comunione ognuno, in base al suo interesse e in base al suo gusto, avrà da navigare in eterno tra tutte le vite per gioire di tutto il bene presente in tutte le vite. Ecco, Dio nel disegno ha creato anche il male, ma non ha disegnato un disegno che si compie, un disegno che si disfa. Quindi Dio non compie il male. Dio lo toglie di mezzo anche il bene reale, perché anche nel bene reale spesso c'è quel senso di appropriazione che esclude agli altri il bene che è concesso a se stessi. E questo non va bene, non va bene quando noi abbiamo un Dio della comunione come un valore. La privacy, quella cosa che vorrebbe che ciascuno avesse un qualcosa di suo di cui fosse geloso, è un peccato laddove
esiste un Dio della comunione. Certo, i padri reali di questa nostra vita poi sono perdonabili quando hanno un figlio, perché possono essere salvati solo dal figlio, perché il figlio non ha i mezzi per la lotta per la vita, e quindi il padre è giustificabile anche se accaparra beni per il figlio. Ma se non ci fossero i figli, il padre, anche nel suo tentativo di avere il necessario per vivere, avrebbe la colpa di avere salvato se stesso e lasciato morire di fame gli altri. Ecco, vedete, anche quando esiste concretamente il bene in questa vita, non sarebbe mai un bene assoluto. Invece il bene assoluto esiste proprio quando tutto il disegno, nel suo bene e nel suo male, rientra nella pura fantasia di Dio, e allora diventa tutto e solo un fatto di gusto ideale. Come noi possiamo gioire anche di un film prodotto della fantasia in cui ci sono massacri, uccisioni che non sono vere. Ecco, nel nostro mondo tutto quello che sembra reale e sembra vero non è vero, è tutto immaginario. Dio ha costruito un mondo immaginario e in un modo miracoloso, così come vi ho raccontato, fa sembrare che le cose si facciano, mentre invece lui le disfa. Così parlò Gesù: chi è in basso sarà alzato. Ed è vero, perché chi è in basso in questa vita lo è per un motivo precisissimo. Dio deve poter avere una vittoria più grande in certi casi, e per ottenerla parte negando a se stesso ogni potere, ogni livello sociale, si colloca all'ultimo livello della scala dei valori, perché ciò suscita una risposta della persona ed è acceso un infinito bisogno di bene. Sarà questo interesse, quando l'uomo finalmente sarà libero, a entrare in azione nella comunione dei santi del paradiso, e porterà alla vita in grande abbondanza. Chi è in basso sarà alzato, perché sarà assetato di vita, sarà assetato di quei valori che ha imparato a conoscere proprio per la sua posizione modesta che è stata assunta ora. Certo, questa vita è funzionale interamente a quella che segue. Di conseguenza, l'equilibrio che c'è ed esiste è favorevole alla vita che viene dopo, quando in questa c'è una posizione assolutamente squilibrata. Ed è spiegabile, ed è assolutamente comprensibile. Avendo voi capito, mi auguro, a questo punto, che il vero avanzamento è fatto dallo spirito, ma che noi vediamo nelle forme della materia, e vediamo in modo uguale e contrario, in un futuro che per lo spirito è un accesso verso il passato sempre più relativo, fino al punto iniziale della vita, che è la morte, capito che questo è il vero verso dello spirito, che comincia dalla morte e riporta tutto il disegno nell'unità di Dio, capite bene che Dio non ha mai messo in croce suo figlio. Ma come potete aver creduto
che un padre sacrificasse suo figlio per il bene di tutti gli uomini. Tutto è immaginario in questa esistenza. Il male che vedete è una pura ipotesi, anche se porta molta sofferenza in questa vita. Ma la sofferenza è proprio quel pagare di persona che è indispensabile a radicare nella persona un interesse assoluto per la propria salvezza, per la propria gioia, per tutto quello che si oppone al dolore, alla sofferenza, nell'attesa di una gioia illimitata, infinita, che non sia mai soddisfatta. Ecco, alla luce di ciò, anche la vita di Gesù è nata nel momento della sua morte, quando ha detto tutto è compiuto. E il vero verso dello spirito di Gesù è proprio in quel segno di un discendere salvo da quella croce, e secondo lo sfottò che proprio Gesù dovette patire da chi gli disse: se è vero che sei figlio di Dio, di a tuo padre di schiodarti da quella croce e di farti scendere libero. Ecco, proprio questo è quello che accade. E Gesù, sceso da quella croce, annullate tutte le sue frustate, rientra egli pure verso l'innocenza di quel Gesù bambino, per rientrare poi, come tutti gli uomini, nell'unità di Dio, attraverso anche tutta la serie dei suoi antenati. Quella del dolore è una cosa con la quale io, anche discutendo con mio fratello, non sono mai riuscito a convincerlo della necessità per ciascuno di noi di dover pagare qualcosa di tasca nostra per poter, non dico avere meriti, ma avere la possibilità di acquisire il senso di quanto sia opposto al dolore. Se l'uomo non toccasse con mano la sofferenza, non potrebbe assolutamente capire la gioia per la fine di una sofferenza. Certo, l'uomo deve pagare un costo per questo. E mio fratello mi dice: ma possibile che un Dio onnipotente non trovi un modo che possa consentire a tutti una vittoria, ma senza dover pagare un costo che spesso è così terribile? Ecco, se non fosse che un dolore, anche quando è lancinante, ha una vita breve, ma apre all'infinita vita, fruibile in tutte le persone, in un tempo infinito, se non ci fosse questa enorme sproporzione tra il costo pagato e il vantaggio acquisito, io concorderei con mio fratello. Forse Dio non ha usato una tecnica ideale. Invece io sono proprio convinto che questa è la tecnica migliore, perché se è duro subire una sconfitta, ma essa accende un bisogno eterno di vittoria e poi si potrà vincere per sempre, ben venga quella sconfitta, ben venga quel dolore. Chi non attribuisce a se stesso alcuna potenza, ossia chi si attribuisce la potenza zero,
è simile all'unità di Dio, data da 10 elevato a 0. Se l'assoluto si eleva a 0 ed ottiene in virtù di ciò per risultato matematico il numero 1, ossia tutto, questo lo vedremo realmente accadere in tutti coloro che avranno posto sulla loro persona una potenza 0, un giudizio 0 dato alla loro capacità fattiva. Perché Dio, in un modo straordinario e trascendente il mondo reale, attribuisce il valore totale 1, perché 1 indica l'intero, proprio alla potenza 0. Ora è chiaro, non si parla di questa terra, ma si parla ben della terra, perché superata questa fase, diciamo, propedeutica della vita, che serve a ogni spirito solamente per eleggere in se stesso il suo padre ideale, è questo mondo reale che diventa il possibile paradiso, perché proprio tutta la concretezza della realtà della carne e della oggettività è il modo dello spirito per gioire in un modo esemplare, ossia attraverso esempi concreti basati su persone, su cose concrete, su termini precisi di riferimento, uscendo dal vago spirituale privo di determinazione. Quindi la terra, che sarà ereditata, riguarderà la fase successiva di dominio e di eredità della terra, perché tra i vari personaggi della terra saranno oggetto di audience quelli giudicati ideali da ciascuno, mentre invece tanti personaggi oggi che fanno parte di una creduta importanza saranno declassati, non avranno alcuna audience e in sostanza saranno mandati all'inferno. Ecco, erediteranno la terra costoro, assieme ai mansueti, assieme a tutti i poveri di spirito, insieme a tutti coloro che avranno fatto soprattutto esperienza negativa ed esperienza di dolore. Ciò accade proprio perché noi, anche se crediamo di essere vivi in una situazione reale, siamo presenti in una situazione che è reale e immaginaria, non reale da immaginare quando non la si vede, ma immaginaria come azione, grazie alla quale immaginazione poi noi la vediamo reale. Quindi è la realtà che è immaginaria, anche se porta attraverso l'immaginazione alla concretezza della realtà che noi conosciamo. Ebbene, poiché è l'assoluto ciò che tiene in piedi il relativo e tutto il relativo, sapete bene che l'assoluto si ottiene quando esistono condizioni contraddette, come l'essere del non essere, ossia l'essere moltiplicato a non essere, che determinano l'essere assoluto uno. Ebbene, condizioni anche contrapposte, come ultimi
e primi sono collegate insieme in unità attraverso questo divino interscambio. Il solo che ha raccontato la verità, mettendo in luce queste contraddizioni, è stato veramente Gesù, quando nei confronti della vita ha detto che chi non la vuole perdere la perde, mentre invece ce l'ha chi la vuole perdere. Anche in questo caso la coesistenza degli opposti porta nella dinamica esistente la verità del verso relativo, negativo, che annulla tutto l'essere in atto, trascinandolo nell'essere in potenza. Perché, provate a seguirmi, l'essere del non essere significa il non essere. Il non essere dell'essere significa il non essere. Quindi il prodotto tra i due opposti indica l'annullamento delle ipotesi in atto, proprio quel disfacimento, quell'annichilimento di segno negativo che trascina tutto a perdere spazio e riconduce perfino tutto l'universo all'interno di un puro punto spirituale in cui tutto esiste in atto come un disegno della mente divina. Quindi gli ultimi, che sono proprio i primi, è vero perché noi nella verità delle cose esistiamo nell'assoluto che si presenta in atto sempre attraverso valori contrapposti che poi ci danno l'idea di un mondo binario elettromagnetico, materiale, antimateriale e con ogni tipo di contrapposizione possibile e immaginabile. Una volta che si è capito che questo mondo vissuto oggi è una sorta di promo, ossia di mondo promozionale, una prima che serve semplicemente per far stabilire ad ogni soggetto che cosa gli manca, coloro che hanno fatto e fanno esperienza di primato in questo mondo non sono in ultima analisi così assetati di quel primato che tuttavia hanno paura di perdere. Essi idealizzeranno quella pace, quella serenità, quella lontananza da tutte queste tribolazioni che bisogna affrontare giorno per giorno per restare lì in alto, al primo posto. Idealizzeranno il contrario di quel primato che oggi toccano inebriandosi, ma che gli toglie anche la fame e la sete, inducendo una saturazione, una soddisfazione, tanto che poi, quando si tratterà di bussare nell'altra vita, non si busserà per quello che si è già avuto, ma per tutto ciò che sarà mancato. E allora, ai primi, toccherà proprio quanto giudicheranno che gli sarà mancato, ossia quella pace, quella serenità che tocca agli ultimi, che sono finalmente in pace e non lottano come duramente sono chiamati a fare loro per mantenere il loro primato. È sorprendente la dinamica delle cose messa così, perché in effetti nel mondo che verrà
coloro che saranno più assetati di sesso saranno proprio coloro che, avendo qui in questa vita dovuto vivere astinenza per motivi di vocazione, di scelta o di ordine, avranno idealizzato a tal punto il valore delle cose cui hanno rinunciato da essere coloro che più ameranno concretamente nel mondo che verrà le altre persone, mentre invece coloro che in questo mondo hanno profuso ogni passione sfrenata per il sesso saranno coloro che in eterno ne faranno di meno. È una cosa sorprendente ma anche giusta, perché questa vita promozionale si contrappone alla vita di tutto il prossimo. Pur essendo una vita sola, sul piano della bilancia vale come tutto il resto delle vite, perché questa è la vita propria. Le altre saranno vissute in comunione, con una maggiore distanza dalla vita, con la capacità di immedesimarsi anche in condizioni di sofferenza, però senza soffrire, con quel dovuto distacco oramai, come se rivivendo le condizioni reali della sofferenza, ciascuno di noi avesse preso un poderosissimo anestetico per vedere il dolore, però senza soffrire. Come facciamo noi oggi vedendo il dolore altrui a cinema, per quanto ci sia pianto, dolore, sofferenza e noi partecipiamo emotivamente, quel dolore reale dei personaggi noi non lo sentiamo. Così accadrà nel Regno dei Cieli. Ci sarà un distacco da tutta la sofferenza, perché la vita finalmente sarà vissuta tutta nella ottica della gioia. E ognuno avrà quello che avrà idealizzato in questa vita. I primi di questa vita non avranno idealizzato il primato, ma una vita tranquilla nei posti più bassi, privi assolutamente di ogni responsabilità. Se dunque mi consentite di dare un consiglio alle vostre intenzioni, è meglio che voi vi predisponiate qui a sacrificio, perché solo attraverso questa vera predisposizione non avrete il sacrificio se non è ciò che è stato destinato per voi, ma guadagnerete proprio in quel quadro dei valori che voi avete fissato come il vostro Divino Padre, perché il vostro compito qui è proprio di dare il contraccambio a Dio Padre. Dio Padre ha creato voi, si è messo in voi figli, ma affinché voi liberamente, grazie al vostro libero arbitrio, decidete quale padre ideale voi ritenete giusto per voi. C'è poi un altro motivo, diciamo così, reale. Il vero primo è chi non ha bisogno di dimostrarlo. E allora, se non lotta assolutamente per il primato, anzi concede agli altri di emergere e relega se stesso nelle condizioni più umili, è perché sente dentro se stesso che non ha alcun bisogno di dimostrare la sua supremazia. Quindi il vero primo è chi si mette in fondo a tutti e li serve tutti, sapendo benissimo di essere un gran signore che non è assolutamente minimizzato
da quello che sta facendo, anzi, davanti agli occhi di Dio, ne è esaltato.